Buongiorno a tutti, sono Walter Pison dell'officina Pison SRL di Châtillon, in Valle d'Aosta. La nostra officina è presente a Châtillon dal 1963, siamo stati officina autorizzata Fiat fino al 2018, dal 2019 ci occupiamo della vendita e della riparazione di auto nuove ed usate di tutte le marche. E i nostri servizi sono di autoriparazione, elettrauto e ricarica clima. Abbiamo anche un centro gomme con attrezzatura moderna per convergenza, assetto ruote ed equilibratura. Abbiamo inoltre un centro revisioni, soccorso stradale solo in orario di officina e il servizio di autonoleggio. Siamo l'Easy Point e ci occupiamo anche della riparazione e la gestione dei noleggi delle auto. Da giugno 2020 abbiamo avviato la partnership con FlexFuel Italia, grazie a Roberto, responsabile commerciale dell'area Nord Piemonte e Valle d'Aosta, riguardo all'attrezzatura per la decarbonizzazione dei motori. Da subito abbiamo capito, dai primi mesi, che non avevamo solo acquistato un'attrezzatura, ma un nuovo partner in officina. I risultati sono stati sorprendenti, grazie al responsabile commerciale che ci ha seguiti da subito, sia per la parte tecnica che la parte social, per la comunicazione con il cliente. Questo è stato veramente un valore aggiunto che abbiamo subito fatto notare anche a lui. Questa collaborazione ha anche dato un valore aggiunto al nostro lavoro e abbiamo avuto subito un riscontro dai nostri clienti. Il progetto FlexFuel è stato sposato dai titolari dell'officina Alberto e Paolo Pison. La parte della comunicazione è gestita da Edi e io mi occupo della parte tecnica. L'High Carbon produce idrogeno che viene iniettato nel vostro motore tramite una cannula posizionata nel condotto di aspirazione. Questo mix che si crea fra aria, idrogeno, carburante, temperatura e pressione, quando viene espulso dalla camera di scoppio, tramite il collettore di scarico va a decarbonizzare tutti i componenti che trattano i gas di scarico. Quindi parliamo di valvola EGR, turbina e FAP. Nei motori a benzina la stessa cosa, vanno a pulire il collettore di scarico, il corpo farfallato e la turbina stessa.